cantano, suonano, cioè, tra l'altro sono gli strumenti di una volta, no? Chiaramente una bellissima fisarmonica, una chitarra e un tamburello, cantano anche e, come ho detto, faranno da contrappunto ai vari momenti della commedia. Il tutto, ovviamente, siamo sempre negli anni 60, perché noi rigorosamente col nostro vernacolo rispettiamo i tempi. Fiori lucenti, ho canzonato 19 amanti, ho canzonato 19 amanti, e le canzono te saranno te. Si chiamano Gli Ardacapo e con i loro stornelli e musiche dal vivo hanno reso ancora più divertente la commedia scritta da Roberta Sodi. Io gli davo il là, ho detto: mi occorre una canzone che parli di questo, perché in questo punto ci vuole così. E loro hanno guardato nel loro repertorio, che è molto ampio, e si sono trovate. La Compagnia del Polvarone è così tornata in scena al Teatro Pietro Aretino con il nuovo spettacolo Brigitta Dammi in Bacino. La pièce in vernacolo aretino si svolge in una piazzetta del centro storico, dove il bar Paradiso fa da sfondo ad avventori che consumano il loro quartino di vino tra lazzi, burle e racconti che si intrecciano con le storie e i personaggi del quartiere. E d'altra parte il Polvarone è sempre stato così, no? C'è sempre qualcosa di nuovo. L'idea di questa serata è che abbiamo inserito un gruppo di stornellatori, gli Ardacapo, che faranno da colonna sonora a tutta la commedia. Praticamente non abbiamo più musica, la musica la faranno loro. E noi crediamo che sia un binomio che funzionerà grande. Chiaramente è la prima volta, ma sono sicuro che andrà benissimo.